Ciao, io sono Martina e questa maglietta ha 20 anni. Vedete, dice Aquí estamos, esto somos, e riporta tutte le date della marcia zapatista. È stato, credo, l'unica cosa concreta che ho comprato durante la marcia perché il tempo assolutamente non c'era. All'epoca della marcia avevo 21 anni e mi ricordo che quando è stata lanciata c'era questa immagine di un aereo con dentro uno zapatista che volava e sembrava un sogno abbastanza irrealizzabile, tant'è vero che da Vicenza avevo deciso solo io di buttarmi in questa impresa e di partire per recuperare i soldi per l'aereo che avevamo trovato collettivamente a un buon prezzo. Avevamo organizzato al centro sociale Via Basto un concerto dei 99 Posse in cui mi ero incaricata personalmente di fare e vendere una quantità abnorme di panini e con quelli sono riuscita a recuperare i soldi per partire. L'esperienza del Messico è stata, credo, la mia prima esperienza di movimento forte, grande e soprattutto internazionale. Se devo pensare a cosa ricordo maggiormente, non lo so nemmeno perché non credo di aver avuto la consapevolezza reale di quanto fosse storico quel momento. Quando siamo arrivati a San Cristobal abbiamo iniziato ad incontrare i primi zapatisti, a vedere le prime donne zapatiste per me è stato un colpo molto forte perché comunque era una realtà completamente diversa da quella che vivevo nella quotidianità. E quello che avevo letto, le loro parole, quello che cercavamo di fare anche politicamente, per me erano un po' le prime esperienze politiche anche in Italia, aveva a che fare con queste persone che fondamentalmente mi arrivavano a tre quarti dell'altezza, insomma, queste persone piccoline eppure così potenti e così importanti. Ecco, ricordo le prime volte che ho sentito parlare Marcos e non, ancora non sapevo lo spagnolo e la forza e la potenza delle parole che venivano dette, di come veniva ascoltato attentamente. Per me la marcia sono stati anche i primi momenti in cui ho vissuto concretamente, parlandone con compagni e compagni, e non solo, ma anche vedendolo proprio vissuto tra questi indigeni, il concetto di femminismo, ad esempio. I rapporti di coppia paritari sia all'interno degli zapatisti ma anche tra i compagni che erano in viaggio con me e ho conosciuto persone con cui ancora adesso sono legata con alcuni da una fortissima amicizia e con altri semplicemente dal riconoscimento. Ci vediamo e sappiamo già che si può contare gli uni sugli altri e questa cosa credo sia un richiamo fortissimo che ci porta da un lato all'altro del mondo e che nonostante siano passati gli anni, nonostante la pandemia, nonostante politicamente il mondo è cambiato tantissimo, questo esiste ancora ed esiste molto forte. E mi ricordo poi l'emozione dell'ultimo giorno, l'arrivo allo Zoccolo di Città del Messico, c'è una visione incredibile di persone di ogni tipo e di ogni genere, il concerto dei 99 Posse sul furgone, fermi in Muguruza, che era lì tra di noi a suonare. Una potenza con cui veramente si pensava di poter cambiare il mondo e di cambiare tutto. E io credo che gli zapatisti, goccia dopo goccia, passo dopo passo, lento e avanzando, qualcosa sono riusciti a cambiarlo, perlomeno in noi, nel nostro modo di essere. Ma soprattutto la carovana è stato il preludio di Genova. Noi siamo tornati dalla carovana zapatista come Monos Blancos, come le scimmiette prima bianche e poi del colore della terra, e chi c'era sa benissimo perché, come sono andate le cose, dalla spedizione dei nostri autobus all'impossibilità di lavarci, all'essere un punto di riferimento per la comandanza, insomma, da un gioco iniziale a un'avventura politica molto importante. E poi da lì siamo partiti per andare a Genova, e Genova sì che è stato un momento politico storico nostro che dobbiamo credo ancora veramente rielaborare, che veramente quello sì mi ha cambiato, però questa è un'altra storia. E niente, e concludendo, nonostante siano passati 20 anni, comunque aquí estamos, esto somos ancora, perché anche qui a Vicenza adesso abbiamo il nostro
Caracol, una volta forse l'avremmo chiamato Agua Scaliente, e adesso Caracol, che ci ricorda il tempo che è passato, quello che stiamo costruendo, che siamo riusciti a costruire, anche ricordando chi non c'è più, perché la memoria è una cosa importante. E io credo che in quello che facciamo ogni giorno portiamo dentro di noi una lumachina che sono 20 anni che avanza e che non vedo l'ora anche di vedere qui in Europa, perché sono passati 20 anni, ma noi comunque non siamo cambiati, abbiamo sempre lo stesso orizzonte e lo stesso sogno.